stiamo passeggiando qui in centro a Varsavia. Ragazzi, stiamo facendo una bella passeggiatina tra i grattacieli e volevamo dirvi che il 16 marzo, quindi praticamente qualche giorno fa, giusto, è stato il compleanno di Chiara. Noi diciamo che il 16 marzo stavamo in Italia, eravamo tornate per una settimana, quindi abbiamo festeggiato un pochino con la famiglia, esatto, con i tuoi genitori. Però abbiamo detto, dobbiamo anche festeggiare insieme ai nostri amici di YouTube. Esatto, insieme ai nostri follower, infatti così sarà, perché domani abbiamo deciso di fare una piccola gita in una cittadina qui vicino a Varsavia. Esatto. Infatti abbiamo prenotato il treno per domani e andremo a Wash e abbiamo deciso di visitare questa cittadina. Ormai stiamo collezionando le nostre visite nelle città polacche, partendo da Cracovia, poi abbiamo fatto una giornata a Zakopane, quella cittadina in montagna, sì. Poi abbiamo fatto Varsavia, Torun, Breslavia, domani facciamo Wash. Quindi wow. Insomma ne abbiamo viste, ci manca Danzica, che vorremmo tanto vedere magari quest'estate, dato che è una cittadina di mare, ci sta di più d'estate. Tra l'altro Wash la mettono come la terza città più grande in Polonia dopo Cracovia e Varsavia. Dai, che bello! Sì. Ho appena raccolto i vestiti che ormai si erano asciugati e adesso ci prepariamo la cena per stasera. Io per festeggiare il mio compleanno, no vabbè scherzo. Comunque mi sono comprata questa fettazza di salmone che tra l'altro ho pagato pochissimo da Biedronca, tipo 2,30 euro, e me lo faccio in friggitrice. Direi che il mio salmone ha una bellissima faccia, non vedo l'ora di assaggiarlo. E poi ci siamo fatti questi piselli con delle patate tagliate fini. Invece Lucrezia ha optato per questi wurstel che sono venuti un po' brutti perché sono tipo scoppiati dentro il microonde. Sì, sembrano un po' demoniaci, sembrano un po' Halloween style. Vero? A questo punto ragazzi... dormiamo, non dormiremo tanto perché domani ci dobbiamo svegliare alle 5:30. Aia. E ci vediamo domani mattina a questo punto. Buongiorno ragazzi, siamo appena arrivate alla stazione di Warszawa Gdansk e adesso prendiamo il nostro treno. Ormai per chi ci conosce da tanto sapete quanto amiamo viaggiare, quante ore sui mezzi abbiamo fatto per raggiungere un paese all'altro, e oggi siamo contente di parlarvi di un'app che calza proprio a pennello per chi come noi ama viaggiare. Stiamo parlando di TrainPal. TrainPal è un'applicazione che potrete scaricare sul vostro smartphone e con la quale potrete cogliere la migliore offerta per i vostri viaggi in treno. È perfetta per risparmiare e ovviamente quando si viaggia chi è che non vuole risparmiare qualcosina? Inoltre acquistare su TrainPal è davvero semplice e sicuro e non ci sono commissioni sulle varie valute. È perfetta per chi viaggia molto ma anche per chi viaggia poco, perché in questo caso, dato che magari uno non è molto pratico a trovare buone offerte, TrainPal può davvero facilitare la vita e rendere tutto molto più semplice e pratico. Potrete girare l'Europa con i biglietti del treno più economici e risparmiare fino al 95%. Sognate magari di farvi un viaggio a Parigi e fare le famose foto davanti alla Tour Eiffel, oppure una bella vacanza a Londra. Tra l'altro noi Londra ancora non l'abbiamo mai vista, quindi prima o poi una bella scappata ce la facciamo. E proprio parlando del Regno Unito, un modo molto conveniente per risparmiare su
Greenpal sono gli split tickets. Cosa sono gli split tickets? In realtà è molto semplice. Split tickets vuol dire dividere il tuo viaggio in due parti. Infatti, acquistando i biglietti separatamente, spesso si possono trovare dei prezzi molto più convenienti in confronto che prenotare un viaggio unico. Che bel treno! Sembra un po' il nostro Italo. Sì. Ma è per mettere la giacca? Sì, o tipo la borsa. Ovviamente vi lasciamo qui sotto nella descrizione del video tutte le informazioni di Trainpal e vi lasciamo il link per scaricare l'app. Al momento tutti i biglietti dei treni italiani sono scontati del 5% e in più con il nostro codice i nuovi utenti potranno ottenere uno sconto del 10% se abbinato al voucher del 5%. Invece per i già iscritti, sempre con il nostro codice, potrete ottenere uno sconto del 7% si è abbinato al voucher del 2%. Ragazzi, siamo arrivati a Uch. Dobbiamo ancora capire come si dice sta città. Però cioè, voi vedete scritto L-O-D-Z Uch. Cioè, uno come fa a immaginarlo, dico, no? Comunque molto moderna l'uscita di Uch. Esatto. Cioè, veramente. E qua a Uch ci dovrebbe essere il centro commerciale più grande della Polonia. Ma che carina questa chiesetta. È in stile Uch. Infatti. Avevo letto che erano importanti qui due cattedrali, però non so se questa è una di quelle due. Di cattedrale di San Stanislao e San Ladislao. Ok. Però dice in stile neogotico. Ok, quindi non è questa. No, non penso. Mi ricorda Vilnius. Sì, un po' sovietiche. Un po' stile sovietico, sì. Ti ha fatto la stessa impressione? Sì, con questi palazzi un po' marroncini, grigi, no? Sì. Poi dipenderà dalle zone, però mi ha dato quell'idea, sì. Devo dire. I market degli alcol non possono mai mancare. Certo che un pochino di sole la nostra amata Polonia ce lo poteva pure dare per questa giornata. Per il tuo compleanno, dai! Invece mi sa proprio che non esce. Che no! È bello vedere magari anche delle città in Polonia come ad esempio Uch, che sono tenute ancora molto, che ne so, come magari 50 anni fa con i palazzi un po' comunisti, no? E comunque antichi, perché secondo me ad esempio anche Varsavia, anche Cracovia 100 anni fa erano così. E esatto. Quindi si può notare la differenza, si può, di come sono adesso. Sì, si può vedere un po', sì, il corso della storia, sì, quindi sì, è interessante. Sì. Adesso ragazzi stiamo facendo una trentina di minuti a piedi, stiamo raggiungendo appunto questo centro commerciale culturale più grande della Polonia, da come dicono, per vedere un po' come è strutturato. Era una fabbrica che, sì, poi è stata ristrutturata e adibita ad eventi, attività, ristoranti, esatto, cinema. E volevo dire una cosa, che Uch era un importantissimo centro prima dell'epoca comunista e anche durante l'epoca comunista, uh-huh, per quanto riguarda le fabbriche, le aziende. Ok, infatti si nota. Anche esatto, come molto industriale, no? Sì. E c'erano delle fabbriche importantissime di tessuti, okay, tessili. Ah, okay. E c'era proprio qui uno dei centri più importanti in tutta l'Europa. Ah. Qui ragazzi stiamo attraversando un parco, sempre belli in Polonia. Oddio! Ma non li capisco, sono, vabbè, complicati. M'ammazzo. Eccoci qui, siamo praticamente arrivate ed è tutta questa struttura marrone che effettivamente ricorda, diciamo, una fabbrica. Lì c'è scritto manufattura. E poi abbiamo letto che dentro c'è anche una discoteca, ad esempio, un hotel di lusso con la piscina a sfioro sul tetto. Hai capito? Wow. Cioè, scusate. Ragazzi, bomboloni polacchi che non possono mai mancare. Wow!
E dato che questa appunto è una vecchia fabbrica che adesso hanno ristrutturato, come vi dicevamo, qui all'interno c'è anche il museo che contiene appunto le attrezzature della vecchia fabbrica. Ragazzi, in questi chioschetti abbiamo preso questa cosa super tipica, che praticamente è una scamorzina polacca che fanno servita con la marmellata. E questa buonissima marmellata mi è andata tutta sulla maglia e sulla giacca. Com'è? Buonissima. Wow, bello abbrustolito, bruciacchiatino. Ci sta come aperitivo. Vero? Poi la marmellatina sopra è buonissima. Sta da Dio con sto formaggio affettato. È tipo amarene, vero? Mi sono lordata nel vero senso della parola. È quasi mezzogiorno, noi stiamo morendo di fame perché stamattina abbiamo proprio fatto una colazione al volo in piedi, sì, con due biscotti. Ed erano le 5:30, quindi ne sono passate di ore, cioè, ho fame. Anch'io sto proprio morendo e quindi adesso andiamo al ristorante. Sì. Noi quando andiamo nelle città polacche fuori da Varsavia facciamo un po' i turisti e quindi mangiamo il cibo tipico. Non che a Varsavia non si trova, però dato che a Varsavia ci sono tantissime cucine di ogni tipo, di ogni genere, uno alla fine un po' esclude quella polacca e quindi a sto punto ne approfittiamo, perché comunque a me la cucina tipica polacca a me piace tanto. Anche a me, e infatti a me piace. Anche tipo i pieroghi, ad esempio qua a Łódź abbiamo visto che come a Breslavia, come a Torun, li fanno anche al forno, che sono proprio i miei preferiti, che a Varsavia proprio non si trovano. Noi non sappiamo dove li fanno, non è facile trovarli. Ecco, esatto. E poi è una cucina anche adatta a chi è vegetariano, esatto, ad esempio, perché sì, hanno tanta carne, ma hanno anche tanti piatti molto semplici e appunto a base di patate, verdure, cavolo. Esatto. Quindi ci sta. Wow, il posto è super carino. E questo sarà il tuo pranzo del compleanno. Grazie. Sei contenta? Sì. Adesso guardiamo un po' i menù. Ci hanno portato tipo 50 cose diverse. A me attirano tantissimo questi. Secondo me sono i pieroghi al forno dolci. Dolci, e che non li vedo qua, perché sennò che a volte mettono le immagini con per quello capire. Che rispecchia, però non li vedo. Le buone zuppe, vabbè ragazzi, una cosa mega turistica, ma intanto siamo a Łódź, non è che possa essere così tanto turistico, no, voglio infatti. Dire. Cioè... E guarda questi quanto mi attirano. Questi sono dolci, li chiamano tipo canederli con le prugne. One mega meats to share. One young spinach, garlic e cheese. Okay, in oven baked or in boiled? E oven baked. Okay. Roasted chicken, cheese e champignon. Okay. Qual era l'altro? Roasted pork, prune and honey. Ci hanno portato un piccolo starter, questo pezzettino di pane, anzi sembra più una brioche quasi, con questa marmellatina da mettere sopra. Inauguriamo, Buono. Sembra tipo un pane brioche. Qui in Polonia si usa sempre così, che ci si apparecchia da soli. È vero, mettono sempre in centro la cestina con tovaglioli e posate e uno poi se li prende. E poi ragazzi, ho preso il classico kompot, che è una bevanda di origine russa ai frutti rossi, chiara un bicchiere d'acqua. Adesso la festeggiata è obbligata a dire a memoria tutti i ripieni dei nostri tipicissimi ravioli polacchi. Non ci voglio manco provare, perché praticamente abbiamo scelto di fare un piatto di mix, no? Infatti vedete, abbiamo 3 pieroghi al forno e 4 pieroghi bolliti classici, e ogni pierogo ha un condimento diverso. Penso che la tizia che prendeva l'ordine è diventata matta, ma hanno detto loro di fare così, quindi se vuoi fare il mix, fai il mix. Noi mangiamo. Attira questo, che okay, è tutto mezzo rotto. Io amo questo al forno. E tra l'altro abbiamo anche scelto 2 salse diverse,
Una all'aglio e una all'aneto. Di solito la base proprio è la salsa alla panna acida. Per il tuo compleanno, sei contenta? I pierogi al forno che ti piacciono tanto. Tantissimo. Dobbiamo fare le gite fuori porta per mangiare i pierogi al forno. Penso che saranno tutti buonissimi, anche perché i condimenti erano super particolari. Tra l'altro sono saporitissimi. Sembrano belli... Intopposi, invece vanno proprio giù che è una meraviglia. Non sono secchi. Buoni. Per niente. Di ogni pierogo facciamo metà, no? Sì, sì. Così mangiamo Mi tutto. Sembra corretto. Questo è maiale, mi sembra. Allora, io vado con questi qui bolliti. Ne prendo uno a caso, random. Ma questo quanto è grande. Sì. La particolarità dei ravioli polacchi è che sono molto grandi e che l'impasto è simile a quelli cinesi. Sì. Infatti sono un po', come si dice, viscidi. Tu puoi metterti la salsa, l'altra, quella all'aneto. Questa, vedi, si vede l'aneto dentro, sì. E la ragazza ci ha detto che le salse sono fatte con yogurt più poi il condimento. Qui sta le lenticchie. Buono. Buono. Buono, ti giuro. Buono. Guardate ragazzi quanto sono riempiti, cioè qua c'è una busta di spinaci dentro sto pierogo, ma vi pare normale? Ragazzi, vi faccio vedere il bagno del ristorante perché è troppo bello, guardate che meraviglia, cioè è tutto studiato, super super carino. Cioè, ma è bellissimo. È appena arrivato il dolce e come sempre noi ne prendiamo una testa, ma... Cioè, ragazzi, vi rendete conto di quanto è grande questa torta? È una sorta di carrot cake con crema di burro d'arachidi. Quando ho letto sta cosa dovevo prenderla. E scaglie di mandorla. Ma ci sono due torte messe insieme. È enorme. Non so come far rendere, perché così non sembra grande. Boh, no, so. Il fatto è che rende dal fatto che non riesco a tirarla su da quanta ce n'è. Ma è, se tu vedi gli strati, è tipo spessa così, a tipo un chilo di burro d'arachidi. Sono tipo due torte messe insieme. No, non si regolano. Vabbè, io ho preso questa che è una specialità. Un pierogo, però non ha le sembianze di un pierogo. No. Vabbè, praticamente è questo fagottino di pasta frolla o sfoglia, non frolla. Ho capito. Frolla, con un ripieno dolce dentro che è di marzapane, frutti rossi e non mi ricordo più. E c'era un'altra cosa particolare. Cosa c'era dentro? Non lo so, non mi ricordo. Quante tira? Ah, e mandorla. Mandorla. Emana tipo un odore di burro tra questo e la tua torta. Sì. Ma noi ragazzi lo diciamo sempre, in Polonia il dolce non si può evitare. No, perché sono buonissimi. Li fanno veramente benissimo. È veramente raro trovare un dolce che non sia molto molto buono. È buonissimo, È mega particolare. È burro allo stato puro. E questa torta? Mamma mia, quanto burro d'arachidi. Buonissimo, ma che pesantezza è. Tra l'altro, non so se dentro al burro d'arachidi o dentro all'impasto della carrot cake ci dovrebbe essere anche gingerbread. Pure questa per niente dolce. Buone. Equilibrata. Sì, ne fanno proprio bene i dolci. Dobbiamo andare a piedi a Varsavia, perché se no digeriamo domani. Qua c'è questo signore che si arrampica al lampione. Questa, ragazzi, come potrete vedere dai palazzi, è la, diciamo, via principale di Łódź. E ci sono un sacco di palazzi in stile Art Nouveau. Sì. Quindi questo stile un po' così francese, sì, no? Giusto? Sì. E su questo stile un po' classico, no? Un po' classico, neoclassico, più o meno. Stai sparando tipo cose a caso? Sto dicendo cose a caso perché sono... Piena di pieroghi. Piena di pieroghi e di zuccheri e di burro, quindi non ci sto capendo nulla. Guardate ragazzi che carino che da Tiger hanno messo questi braccialetti, questo con i cuori, questo con le lettere, che ci sono tutti questi colori, e poi c'è il filo. Esatto. E poi ti crea il braccialetto. Hanno aggiunto tante cose belle in tema tipo primavera, estate. Sì, negozio di souvenir non può mancare. Vai.
ci sono tutte cose di ceramica colorata. E qua ci sono le ceramiche polacche, queste qua blu che sembrano un po' quelle portoghesi. Che bello questo piatto. Vero? Mi piace tanto. Però costicchia, eh. Sono molto triste perché volevo prendere qualcosa, ma poi eravamo talmente indecise che ci siamo uscite, basta. Ma sì, cioè, sembra che un po' vogliamo comprare a caso. Perché no, non sappiamo cosa prendere. No, ma perché c'era un puzzle a tema folcloristico, diciamo tipico polacco, con tutta la, tipo la mappa della Polonia, diciamo che era fatto a cartone animato, però era 50x70 e quindi è enorme, cioè in casa nostra, cioè è troppo grande. Sì, era un po' invadente, però era troppo bello. No, era souvenir molto belli poi, cioè sono fatti bene. Non sono quei souvenir inutili, quindi ti viene voglia di comprare tutto perché sono troppo carini. Sì. Ragazzi, ma qui siamo finite a Hollywood. Infatti ragazzi, qua c'è la Walk of Fame polacca perché è Łódź, la città in Polonia del cinema. Infatti la chiamano Hollywood. Proprio qua a Łódź c'è una scuola molto importante, la più importante della Polonia per quanto riguarda il cinema, dove appunto ha anche studiato il famoso Roman Polanski, che è regista di Il pianista. Dicevano che era lunga ed è lunga perché stiamo camminando da tipo un'ora. È anche molto carina, devo dire. Sì, perché vedete, ci sono tutti i posti in cui mangiare, ci sono questi bei palazzi, insomma. Purtroppo, ragazzi, il tempo non ci sta aiutando perché ha iniziato a piovere, però vabbè, che dobbiamo fare? Questo, ragazzi, è un murales enorme. Ci sono tanti murales in giro per Łódź. Vero, secondo me perché ci sono tanti palazzi dismessi, sì, diciamo così, quindi magari per renderli, no, più fighi, suggestivi, particolari, sì, hanno fatto questi murales. Ho visto anche che ce n'è uno qua dietro, infatti volevo andare. Questo è veramente super strano, ancora più strano dell'altro. Questa, ragazzi, è la piazza principale di Łódź. Vabbè, il tempo non aiuta, infatti. Però diciamo che a differenza di tante altre città polacche è un po' grigia. Sì. Cioè un po' proprio sovietica, sì, no? Quindi con questi blocchi grigi di palazzi, no? Perché spesso le città polacche in generale, tutte quelle che abbiamo visto, hanno la caratteristica che il centro storico è con le casette colorate. Sì, e molto fiabesco. Molto fiabesco, e quando non è fiabesco è comunque moderno. Sì. Invece qui è un po' più storico, infatti, però vecchio, sì, stampo. Mm. E mi sembra di aver visto, cioè non sono sicura, però da Google c'erano delle foto datate 9 mesi fa e praticamente tutta questa piazza era solo sabbia perché hanno rifatto tutta la piazza, infatti si vede qua, hanno messo tutte le panchine, i giochi per i bambini, no? È tutta rifatta. E diciamo che qua termina un po' la nostra visita, no? Ragazzi, comunque la nostra giornata è terminata perché come vedete siamo sul treno, quindi adesso torniamo a casa e siamo state molto bene, abbiamo passato una giornata diversa. Sì, alla fine sì. Ci sta. Poi tra l'altro ci sono tante città comunque a un'ora di distanza di treno, di autobus da Varsavia, così cittadine da vedere, quindi prima o poi ne faremo anche altre. Alla fine, cioè, con 3-4 euro di treno ci sta. Sì, no? Alla fine. Sì, infatti poi comunque ormai abitiamo qua, quindi le nostre gite non saranno in Polonia, ovviamente, certo, oltre che appunto poi in Europa in giro. Quindi niente, buon compleanno ancora. Grazie. In ritardo, ormai in ritardo di non so quanto. Ci vediamo alla prossima, a questo punto ciao a tutti. Ciao.